Eccoci amici, ragazzi, bentrovati. Siamo tornati, purtroppo per voi, come tutti i sabati dalle 7 alle 8, vero? L'episodio di Walking Blues, la storia del blues e del rock and roll. Siamo giunti a questo terzo episodio, mio caro amico. Siamo riusciti a sopravvivere e a raggiungere il terzo episodio ufficiale. Quindi non posso solo che dire, cominciamo con la sigla. Iniziamo con la sigla come i programmi veri. Come quelli veri. Bravo. Poi ci iniziamo nel nostro argomento della giornata. Perfetto. Sigla. Animale. E torniamo all'introduzione della puntata di oggi, caro Gecko. Allora, ci eravamo lasciati al nostro amico Robert Johnson nel profondo sud degli Stati Uniti. Alziamo le mani. Nel profondo sud, deep south degli Stati Uniti.
e ci spostiamo come la grande migrazione degli afroamericani che c'è stata all'intorno degli anni 20, 1920, 1940, ovvero prima della Seconda Guerra Mondiale. 6,2 milioni di afroamericani, una migrazione massiccia, mastodontica, si recarono da questo profondo sud, spinti nel voler dare un futuro migliore ai loro figli, dato che erano abituati a, certo, a delle condizioni di essere, vita, di cui abbiamo già parlato anche nelle ad essere segregati, certo, e a fare lavori estenuanti in queste piantagioni di cotone, si spinsero nelle città del nord, dove erano già industrializzate con queste città che offrivano molti posti di lavoro, sì, delle condizioni di vita anche migliori, diciamo, delle condizioni di vita anche migliori sia per loro che per i loro figli, certo, per le famiglie. E praticamente che cosa succede? La maggior parte di questi bluesman si spostano da queste campagne del sud a Chicago, New Orleans, prendono d'assalto queste città, le grandi città del nord. Però io dico, caro Checco, prima di svelare la storia, la biografia del nostro, della puntata di oggi, mettiamo, certo, una canzone prima, giusto? Certo. Che la facciamo pappare? Ve la pappate, cari amici.
Come noi tornati di nuovo in strada, Beer l'orso, l'orso, il vecchio grande Beer. Allora iniziamo questo argomento della puntata odierna. Il signor Muddy Waters, soprannominato da noi CEO Muddy Waters per l'importanza che ha dato nel genere del blues. Certo, abbiamo detto che arrivano tutti questi personaggi del sud su queste grandi città. Muddy Waters nasce il 4 aprile del 1913, soprannominato così, caro Checco, dalla nonna, in quanto, se posso permettermi, gli piaceva giocare con il fango in riva al Mississippi. Nelle rive del Mississippi, esattamente. Che cosa succede? Muddy Waters ha un'infanzia purtroppo infelice, come quella di Robert Johnson. Certo. La madre lo lascia quando aveva appena 3 anni, rimane col padre e con la nonna che gli fa la madre, suo padre comunque suonava, e a 9 anni iniziò a suonare anche il signor Muddy Waters, ovvero l'armonica, e a 16 anni praticamente inizia a suonare la chitarra, e nei weekend lui praticamente suonava in questi picnic, delle... in questi momenti di libertà, sì, in questi momenti di libertà pochi, sì, perché il lunedì si ritornava nelle piantagioni di cotone dove a faticare, dove tutti lavoravano. Questa passione per la musica di Muddy Waters lo spinge ad andare avanti, però le prime registrazioni non vennero neanche pubblicate, quindi non vennero prese in considerazione. Sì. No. Fin quando non si recò anche lui a Chicago, dove il blues, che era un amico Checco portato, Delta Blues portato da queste persone del sud, stava ormai dilagando. Quindi io direi di iniziare a sentire qualcosa del nostro amico Muddy Waters. Lei che ne pensa? Del nostro vecchio zio. Del vecchio zio. Mi invita a nozze come sempre. E mettiamo una canzone che getta un po' le fondamenta di quello che è il rock blues per i Rolling Stones, per i Cream, per Eric Clapton. Gliela facciamo sentire? Gliela facciamo pappare? Pappatevela. Yeah. The gypsy woman told my mother, gypsy woman told my mother, before I was born, I got a boy child coming, he gonna be a son of a gun, he gonna make pretty women jump and shout, then the world wanna know what this all about, but you know I'm here. I got a black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror,
I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls lead me by my hand. Then the world I know the hoochie coochie man. But you know I'm on the 7 hours, on the 7 day, on the 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see, I got $700. Don't you mess with me, but you know, yeah. Eccezionale. Che soul. Che succede quindi, caro Ecco? Che il signor Matty Waters decide, come tanta altra gente, Di cambiare vita. Di prendere la chitarra. Aria nuova. Prendere la chitarra ed andare a Chicago. Che succede? Che Matty Waters di giorno trova lavoro come autista degli autobus. Sì. E di sera suona nei club che stavano nascendo come funghi. È un po' un suonare particolare quello che è lui, però. È un po' un suonare particolare, caro Checco. Un'innovazione, chiamiamola. Diciamo che all'inizio Muddy Waters, come tanti altri, ai suoi esordi, suona ma nessuno lo sa sentire. Funge da sottofondo della serata del club. Poi che cosa succede? Muddy Waters, la leggenda narra che Muddy Waters pensò. Ci abbiamo sempre tante leggende all'interno del nostro programma. Ce lo dicono solo a noi, quindi. Sì. conosciamo. Sono delle piccole confessioni. Sono delle piccole, sì, confessioni. Che cosa succede? Che Matty Waters pensa di amplificare la chitarra in modo che la gente nei club era costretta a sentirlo. Giusto. Dato che il volume aumentava a dismisura. Certo, superando allorché le chiacchiere delle persone. Esatto, che cosa succede? Che Muddy Waters in questi club conosce molti bluesman, certo, di Chicago, dove questo genere stava esplodendo, e viene messo sotto contratto con un'etichetta discografica molto, molto famosa, la Chess Records. Rinomata per l'epoca, poi. Molto rinomata, sì. Adesso non esiste più, ma per l'epoca era molto famosa. Ha lanciato molti grandi, chiamiamoli. Esatto. Che succede? Che nel 1953, quindi siamo negli anni 50 a Chicago, nel 1953 Matty Waters iniziò a lavorare con quella che fu la sua storica band. Ne citiamo uno, Little Walter. Certo, il grandissimo Little Walter. Ma questa band, ecco perché Matty Waters è soprannominato il padre del blues di Chicago. Questa band per anni dettò le leggi alle altre. Era una band fortissima, caro Checco. Tipo una gang. Una gang. Mi piace questa cosa, sinceramente. Diciamo che era un punto di riferimento. Certo, nel senso, differenziandosi. Per le altre band, per il blues di Chicago. E che succede? Che Muddy Waters, grazie a questa band che ci ha voluto anni ma è riuscito a assemblare grazie al contratto della Chess, iniziò a sfornare un successo dietro l'altro. Quindi, siccome noi abbiamo solo un'ora, non è che possiamo far sentire tutto quello che ha registrato Muddy Waters. Assolutamente, cioè, no, sarebbe impossibile. Ci serve una settimana.
io direi di far sentire Muddy Waters con I Got My Brand On You. Pappatevela a voi. You're gonna come running back to me some lonesome day. I got my brand on you. I got my brand on you. That ain't nothing you can do, darling. I got my brand on you. Oh, brandy girl. Part. But whenever I kiss you, I snap it in your heart. I got my brand on you. I got my brand on you. That ain't nothing you can do, baby. I got my brand on you. Oh, I got you like a fish, baby, you know, hanging on my line. I can reel you in. I got my brand on you. I got my brand on you. That ain't nothing you can do, baby. I got my brand on you. Yeah, I got my brand on you. Lo zio, come sempre, ci soddisfa. Eccezionale. Sentito la differenza tra quello che era il Delta Blues della puntata precedente a questo blues elettrico rimodernizzato completamente, getta proprio le fondamenta a quello scava che sarà il blues del futuro e anche il rock and roll. Non ci divaghiamo, ci siamo un po'. Vabbè, era un mio pensiero. Ok, perfetto. Ok, ritorniamo ad essere seri, quindi ritorniamo alla storia di Muddy Waters. Che cosa succede? Muddy Waters continuò chiaramente con la Chess, a lavorare con la Chess, e nel 1958 Muddy Waters si esibì straordinariamente, direi, in Inghilterra. Che cosa succede oltreoceano? Ce lo racconti. Che gli inglesi, praticamente, non avevano mai visto nulla di ciò, no. Diciamo così. No, 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 assolutamente, era una novità per loro. Erano abituati al folk blues, però acustico, con sonorità più morbide, più calme. Certo. Muddy Waters con la sua distorsione creò un'onda d'urto che investì questi inglesi. Furono investiti da questo blues. Un muro di suono. Un muro di suono. Si narra un'altra leggenda che praticamente un giornalista inglese in questo locale dove stava suonando per l'appunto Muddy Waters, che doveva scrivere una recensione per il troppo baccano che stava facendo la band di Muddy Waters, si rifugiò nel bagno e quindi scrisse la sua recensione per il giornale nel bagno, perché non riusciva a scriverla proprio per il baccano che stava creando la band di Muddy Waters con questi amplificatori dei pazzi, caro zio Checco. Che cosa succede poi? Che la storia di Muddy Waters va avanti. Muddy Waters ha il compito, è riuscito a far sdoganare il blues con quelli che erano oltre i suoi confini, ovvero dei club, dei sobborghi di Chicago. Certo. Ha sfondato il muro, diciamo. Esatto, come abbiamo detto, suonò in Inghilterra, ma suonò a
anche al Newport Jazz Festival. Un'interpretazione degna di nota della, della sua band, devo ammettere. E ci fu un po' di scalpore perché, come dice proprio il nome del festival, era un festival proprio per gli amanti del jazz, per gli artisti del jazz. Diciamo che tra jazz e blues, il blues veniva visto come una musica per conta di nozze, diciamo, per campagnoli. Sì, c'era questa discriminazione, il jazz veniva visto come un genere più sofisticato e quindi tecnicamente nulla toglie al genere, niente, assolutamente bellissimo. E però che c'è da dire? Che Muddy Waters a questo festival jazz di Newport fece un vero show, come avevamo già detto prima. Non vi possiamo far sentire l'intero festival di Newport, sarebbe completamente impossibile, ci piacerebbe, ma vi facciamo sentire una canzone, secondo me una delle mie preferite, che ne vale la pena, che ne vale. Baby please don't go. Se ne vuole andare? No, assolutamente. Ok. Però dico ai nostri ascoltatori, pappatevela. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go down to New Orleans. You know I love you so. Before I be your dog. Before I be your dog. Before I be your dog, I get your weight out here on the little wall. Turn the lamp down low. Turn the lamp down low. Turn the lamp down low. I beg you all night long, baby, please. Before I be your dog. Before I be your dog. Before I be your dog, I get your weight out here, I'll make you wrong. What did I say? You know your man done gone. Thank you. Dai. Another one, ladies and gentlemen. Spettacolo, direi. Impressionante. Questo pianoforte è un po' honky tonk, come riprendono i Rolling Stones anni dopo. Cioè, significa un pioniere, getta le basi per il futuro. Ha ispirato. Siamo finiti nella macchina del tempo, caro Checco. Incredibile, incredibile. In the time machine, signore e signori. Torniamo ad essere seri, per favore. Non ci divulghiamo. In chiacchiere. In chiacchiere, perfetto. Che cosa succede? Che purtroppo il nostro Muddy Waters morì nel sonno il 30 aprile dell'83 a 70 anni.
e non sapeva né leggere né scrivere. Fantastico. Pensa tu, questa cosa mi piace molto. Veramente, è una cosa affascinante di questa persona che dopo tutto, che nel senso, possiamo dire un analfabeta, per dire. Sì, sì, eccezionale. Ha creato così tanta musica, così tanta passione, stato, diciamo, da lasciare il segno nella storia. Una pietra miliare nella storia del blues e del rock futuro. Che cosa ci lascia Muddy Waters in eredità? Che cosa ci lascia? Che cosa ci lascia? Ovviamente è stato uno dei primi a elettrificare la chitarra per farsi sentire da questo pubblico. Che non lo considera. Non gliene fregava niente. Non gliene fregava niente, proprio. Allora dice, tu non mi vuoi sentire? Tu non mi vuoi sentire? E allora te lo do io. Te lo do io adesso. Bam! Ispiratore della musica beat in Gran Bretagna, ovvero il suo concerto che avevamo detto prima, che stupì tutto il popolo inglese, diede vita in quello che sono gli anni futuri alla London Swinging, alla Swinging London, come volete. Il suo uso dell'amplificatore, caro Checco, fu descritto come l'anello mancante tra il delta blues e il rock and roll. Quindi praticamente un ponte, un bridge, come un direbbe. Non mi dire fuori, c'è terminologia. Un altro nostro amico. Veramente. Mi lascia proprio. Quali sono stati gli artisti più influenzati da Muddy Waters? In cui Muddy ha lasciato il segno, diciamo. Ha scolpito un segno. Diciamo che gli artisti futuri, quelli che venivano negli anni, sono stati tutti influenzati. Abbiamo sentito un esempio prima, all'inizio. Esatto. Ma anche lo stesso Jimi Hendrix, ma anche lo stesso Eric Clapton, amante sia di Robert Johnson, che avevamo detto sì, nella scorsa puntata. Nella scorsa puntata. I Cream, i Rolling Stones, che da cui il nome lo prendono proprio da una canzone. Bravissimo, mi stava sfuggendo questa cosa. Ottimo, direi. Quindi, diciamo la verità, Muddy Waters nella musica è stato un artista che ci ha lasciato tanto, quindi io direi ci possiamo permettere il lusso di sentire un'altra canzone. E ne mettiamo un'altra? Per far capire che rock and roll oltre a blues faceva Muddy Waters. Che cambiamento c'è stato all'epoca. Gliela facciamo sentire? Gliela facciamo pappare, è diverso. I shoot tombstone bullets, wine, balls, and chain. I'm drinking TNT, I'm smoking down a mine. I hope some screwball start a fight. Cause I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope you're ready for me. All you pretty little chicks, I know you feel like I ain't no way, but stop what you're doing, baby, come over here. I prove to you, baby, that I ain't no swell. Because I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope.
never before. I feel so good, I want you to know. One more drink, I wish you would. It takes a whole lot of loving to make me feel good. I'm ready, ready to anybody. Rieccoci tornati in studio, caro Checco, e lasciamo l'argomento di oggi. Ebbene sì, che si è concluso. Si è concluso così. Spero che vi sia piaciuto questo momento di serietà che creiamo ogni sabato. Spero che abbiamo detto anche qualcosa di interessante. Certo, che la gente non sapeva, magari abbia apprezzato qualcosa in tutto ciò. Assolutamente. Però è finito. È finito. È finito un momento serio? È finito il momento serietà. Perfetto. È finito il momento serietà di oggi. Quindi siamo noi adesso, ragazzi. Siamo più liberi, ci sentiamo più sollevati. Buttiamo questo mantello. Strappiamo la scaletta, ci togliamo il mantello e ritorniamo ad essere Bruce Wayne. Perfetto. Che cosa succede adesso? Io direi, abbiamo delle canzoni pronte, sempre sul tema blues da fare. Certo. Sentire. E io direi di andare con questo gruppo, con gli Allman Brothers Band. Addirittura. Eh sì, eh sì. Cioè, ci vuoi deliziare con questa canzone straordinaria? Avevo pensato di sì. Avevo pensato di sì, caro mio. Eccezionale l'uso della chitarra in questa canzone? Maestoso. Mastodonte. Alzo le mani. Alzo le mani. Cioè, non si sente una parola per tutta la canzone, meglio ma così. La chitarra fa da padrona. Esatto, la chitarra. La chitarra fa da padrona. È la voce dominante. Lì non si sgarra. Quindi direi di far ascoltare ai nostri amici, di far pappare, di prepararle e far pappare ai nostri amici da casa, Jessica. Degli Allman Brothers Band, ragazzi. A yeah! Voi.
nominati, cari amici. Grandissimi gli Allman Brothers Band. Grandissimi, eccezionale. Solo che complimenti possiamo fare. Eccezionale. Allora adesso, dato che è finito il nostro momento serietà, abbiamo preparato, io e il mio amico, che alcune canzoni. La prossima canzone... Allora, spiegami, che canzoni avevi preparato? Allora, intanto, partiamo... Sei ancora rimasto un po' serio, però, questa volta. No, no, assolutamente, assolutamente, mai serio. Che cosa abbiamo preparato? Abbiamo preparato una canzone di Ray Cooter, un altro grandissimo, diciamo, se vogliamo chiamarlo bluesman, ma anche molto country, molto rock and roll sulla sua musica, un live nella radio. In radio? In radio degli anni 70, era usuale fare questi, anche adesso, sì. Questi live nelle radio, live al Record Plant, che sinceramente non so dove sia. Un po' segnato, diciamo. No, dello spazio tempo Ray Cooter suonò questo live. Questo live per rimanere nella storia, diciamo. Molto bello, io l'ho detto, perché almeno chi se lo volesse scaricare merita. Certo. Merita. Sono poche canzoni, tipo 7-8, ma meritano un grandissimo live. Anche perché posso confermare anche io, assolutamente. Ray Cooter, tanta tecnica, slide, finger picking che avevamo visto nella scorsa puntata. Facciamo imparare sempre cose nuove ogni puntata. Ci proviamo. Avevi spiegato che cos'era questa tecnica. Io direi a questo punto, dato che le presentazioni di Ray Cooter sono finite, ce lo possiamo andare a pappare. Ce lo possiamo andare a pappare. Ad attentare. Quindi preparate le mascelle. Preparate le mascelle che Ray Cooter sta arrivando. Attentatelo. A voi. Well, if things get dark, then I'm sure you hate. A lot of things that make you cry by day. Ain't you bad? Ain't you bad? Mm-hmm. Ain't you bad? Ain't you bad? Mm-hmm. But ain't you bad? Bad. Bad that things don't talk. Well, if your shoes could tell where they've been, when you say you can visit a friend, ain't you bad? Ain't you bad? Yeah, hey, hey. Ain't you bad? 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 Ain't you bad?
Non lo so, i minuti sono gli sgoccioli. Sono gli sgoccioli, però abbiamo visto... Hai visto anche tu chi è arrivato? L'hai visto anche tu? Abbiamo visto... Ciao! Che anche se i minuti sono pochi... Possiamo ancora deliziarvi? Con una canzone del nostro idolo Stevie Ray Vaughan. Grandissimo Stevie. Quindi io direi... Vi pappate questa canzone e rientriamo per i saluti conclusivi. Assolutamente. E poi ci salutiamo. Faccio. Quindi, caro Vicco, gli faccio pappare. Diamo questo joy. Ultimo biscottino. Sì, Steve Hogan, Pride and Joy. A voi. Yeah. I'm a little lover boy. Yeah, I love my baby, my heart and soul. Love like eyes I won't never grow. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm a little lover boy. Mess with her, you see a man get mad. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm a little lover boy. Rimane che darvi appuntamento
A sabato prossimo. A sabato prossimo. Come sempre. Per la quarta puntata ufficiale di Walking Blues. Non mancate. Non mancate. Non mancate. Vogliamo dare qualche anticipazione? No. Nemmeno. No. Assolutamente. Ci abbiamo fatto credere, però. No. L'unica cosa che possiamo dire ai nostri amici che rimarremo sempre nella zona di Chicago, dato che questo periodo per proprio la città ha spawnato grandissimi. Diciamo che stiamo affrontando un viaggio. Esatto, stiamo affrontando benissimo, ha detto bene, stiamo affrontando un viaggio. Adesso ci e la sua evoluzione. Esatto, ci siamo. Siamo appena giunti a Chicago. Chissà dove andremo. Seguiteci per saperlo il prossimo sabato. Quindi, caro Checco, saluterei i nostri amici a casa. Li ringrazio per averci tutte ascoltati. Tutte le persone che ci hanno ascoltato quest'oggi. Anche oggi. E mettiamo la nostra sigla. Ringraziamo il bla bla bla. Il bla bla bla, esatto. Ringraziamo Radio tutti coloro che ci hanno seguito online, esatto, che ci hanno seguito al di fuori del bla bla bla. Ringraziamo tutti. Esatto. Grazie, grazie, grazie e grazie. E vi lasciamo alla sigla. Pappale via anche questo. Il nostro grandissimo e vecchio amico Roy Rogers. A sabato. Thank you.